Quasi 5 anni di guerra e terrorismo hanno ridotto la Siria in brandelli. I numeri del conflitto aggiornati a settembre dall'ONU sono impressionanti. 200.000 morti, per lo più civili. Hanno perso la vita nei combattimenti tra forze governative e ribelli, sotto i colpi di mortaio o nei raid aerei internazionali. Ma ci sono pure oltre 9.000 persone rapite, imprigionate, torturate a morte. L'errore è considerare quello che sta accadendo nel paese medio orientale una guerra civile. Ne è convinta Maria Sadeh, parlamentare cristiana tra le 30 donne su 280 deputati siriani che nei giorni scorsi in Vaticano ha incontrato Papa Francesco. It's not a civil war because all this organization, terrorist organization in Syria, it's supported by foreign state. Non è una guerra civile, perché questa organizzazione terroristica presente in Siria è sostenuta dall'estero e non dall'interno. Per cui dovremmo chiamarla per quello che è. Oggi siamo vittime di una guerra internazionale, provocata o sostenuta da stati esteri, portata avanti attraverso il terrorismo. Come fermarla? Abbiamo bisogno di una vera coalizione, non soltanto contro questa organizzazione terroristica, ma per realizzare la transizione politica. Voglio aggiungere anche che molti paesi europei interferiscono in questo meccanismo consapevolmente. Ad esempio, quando comprano petrolio illegalmente dal Daesh, offrono una fonte di guadagno. Dobbiamo quindi applicare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza per tagliare tutti i ponti con questa organizzazione, per privarla di tutti i suoi mezzi di sopravvivenza. To applicate the Security Council resolution to cut all relation with this organization, to not have any resources to for surviving. I siriani fuggono dalla ferocia della guerra che colpisce Homs, Aleppo, Idlib ed altre città, divenendo la prima popolazione di rifugiati al mondo. A pagare la barbarie della sedicente Stato Islamico sono però spesso i cristiani. It's not just Syrians, so all Syrian people are persecuted, and especially Christian because Christian is an essential. Non sono soltanto i siriani ad essere perseguitati, ma lo sono tutti, soprattutto i cristiani, perché sono una parte fondamentale del mosaico sociale siriano. Dobbiamo fermare questo meccanismo di morte affinché la società siriana mantenga la propria eredità, storia, civiltà e cultura. Infatti, se abbandonano le loro terre, ritengo che potremmo perdere la nostra eredità. La Chiesa, prosegue Maria Sadeh, continua ad essere in prima linea per aiutare un paese che è al collasso, anche sul piano economico, accoglie i rifugiati, apre le sue porte agli sfollati, si adopera per far lavorare padri disoccupati, feriti nel corpo, ma soprattutto nella dignità. Nella disperazione, la voce di Papa Francesco resta un faro di speranza, in attesa del dono della pace. Is the symbol of the peace. Lui è il simbolo della pace nel mondo e speriamo che l'influenza del Vaticano e le preghiere di Francesco possano fare molto per i siriani, per salvare quanti si trovano in Siria, ma anche coloro che hanno lasciato il paese.